Ciao a tutti e a tutte, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Adesso mi vedete finalmente nella mia postazione abituale, diciamo così. Sono tornata a casa dopo le mie vacanze pasquali, dove sono andata a Rimini e poi a Riccione al Parco Ultramare. Avete visto il vlog sul canale? Se non l'avete visto, vi invito a vederlo perché ho assistito a uno spettacolo dei delfini molto spettacolare che mi ha lasciato davvero qualcosa di speciale dentro. E quindi vi invito a vedere quel video un po' particolare. Scusate se sono un po'. Ho il viso un po' callato, ma ho molto caldo, quindi probabilmente è per quello. Oggi volevo proporvi un video un po' particolare, ovvero un video in cui io vi mostro degli oggetti a cui sono particolarmente legata, perché ognuno appunto rispecchia un lato particolare della mia personalità. Direi di iniziare dal primo oggetto, che è un bicchiere che ho preso proprio a Rimini, al centro di Rimini, in un negozio che si chiama Tiger e che è molto conosciuto, ed è questo, che è un bicchiere di quelli che uso io di solito, perché hanno all'interno la cannuccia, è tutto glitterato e dentro ha una luce e si illumina. E direi che questo bicchiere rappresenta un po' il lato di me, che è un po' pazzerello, un po' vistoso, che ama le cose un po' appariscenti e ama socializzare, stare con gli altri. Insomma, il lato di me è un po' spumeggiante. Poi vi volevo mostrare un altro oggetto che ho trovato casualmente nell'uovo di Pasqua, e sto parlando di questa ancora a cui mi sono legata fin da subito, dal primo momento in cui appunto l'ho trovata nell'uovo, sia perché io amo appunto le ancore proprio come simbolo, sia perché mi è venuto naturale associarlo a me stessa e alla mia personalità, perché sono solita appoggiarmi molto alle persone e quindi ad affidarmi al loro supporto. L'ho collegata a questo mio lato proprio perché spesso si dice che ognuno di noi ha delle ancore di salvezza, quindi dei punti fermi su cui poter contare, e anch'io ne ho avute tante. Il supporto degli altri per me è davvero importante nella vita. Poi abbiamo il lato da sognatrice, che quindi ci vanno di mezzo un po' tutte le mie passioni, tutti i miei sogni che continuo a coltivare con il passare del tempo e degli anni, perché io sono una sognatrice ad occhi aperti. E quindi trovo che senza sogni la mia vita non abbia appunto colori. E quindi ho pensato che non ci sarebbe stato miglior oggetto per poter rappresentare questo mio lato se non attraverso una chiappa sogni, che è questo qui, che ho preso l'estate scorsa a Ravenna in una bancarella, e ne ho davvero tantissimi oltre a questo, perché dopo aver comprato questo mi è veramente nata una passione, perché li trovo veramente adatti a me come oggetti, e quindi niente, questo acchiappasogni qui. Per ultimi abbiamo gli oggetti che secondo me mi rappresentano meglio, tra cui questo bellissimo quadretto, c'è dentro un disegno
che mi ha fatto una mia amica, che oltre va a presentarmi molto bene ed essere molto bello il disegno, appunto è un mio ritratto che mi raffiguro mentre svolgo una delle mie più grandi passioni, ovvero quella di leggere. È molto colorato, come credo lo sia la mia personalità, che credo cerchi sempre comunque di sfruttare i colori positivi, e ci sono dentro appunto due delle mie passioni più grandi, come leggere la musica, e poi abbiamo questo palloncino che penso rappresenti i miei pensieri mentre leggo, che volano proprio come palloncini. E di solito questo lo tengo nella mia stanza. Poi abbiamo questo, che è un microfono, appunto, che mi ha fatto una mia amica sempre. E è molto personale perché appunto c'è l'iniziale del mio nome, e poi è sempre comunque un microfono appariscente che diciamo rispecchia la mia personalità. Questa mia amica me l'ha fatto proprio quando ha saputo che io avevo scritto la mia prima canzone, e quindi diciamo che è anche collegato a un evento particolare per me, che mi ha lasciato un qualcosa dentro. Poi abbiamo questa foto che vi inserirò dentro al video. Questa foto che mi ritrae da piccola. Mi è stata scattata più o meno quando avevo 4-5 anni, e sono io che sono molto sorridente, però nello stesso tempo ho una lacrima su un occhio perché in quella foto avevo appena pianto, e mi piace perché rispecchia il lato della mia personalità, comunque molto sensibile all'emozione, ai sentimenti, però comunque è anche rappresentata la parte di me felice, allegra, che si può vedere dal sorriso che ho sulle labbra, che dà l'idea di speranza per il futuro. E niente, spero che questo video un po' particolare e un po' diverso che ho fatto ritornando nella mia postazione abituale vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per non perdere nessun video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!